Buongiorno amici e buona domenica. Come promesso, oggi mi trovo con alle spalle un esemplare di Okapi, uno dei due ospiti del Parco Zoo Falconara. Prima di scoprire le caratteristiche degli okapi e presentarvi i due esemplari presenti qui al Parco Zoo Falconara, vediamo un po' chi è questo animale. Gli okapi infatti fanno parte della famiglia dei giraffidi e il loro nome scientifico è Okapia johnstoni. Come possiamo vedere, le sue dimensioni sono di circa 2 metri in altezza per un peso che può arrivare anche a 350 kg. In questa specie, già ve lo anticipo, la femmina è quella leggermente più grande rispetto al maschio. Questa specie è una specie anche minacciata. Come facciamo a vedere all'interno dello zoo il grado di minaccia di una specie? Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questa linea è la Red List della UCN e come possiamo vedere l'okapi è classificato come minacciato di pericolo di estinzione in natura. Questo è il motivo per cui troviamo anche questo loghino qui su questo cartello, EPI, che significa proprio Programma di riproduzione delle specie minacciate d'estinzione. Eccolo qui l'okapi. In particolare, questo esemplare davanti a noi è la nostra giovane femmina Elani, di 3 anni e mezzo. Grazie a lei possiamo ammirare il particolare manto di questa specie, marrone nel corpo, con caratteristiche striature bianche e nere su zampe e posteriore. L'okapi è un giraffide, come abbiamo detto poco fa, quindi le caratteristiche in comune con la tanto più alta conosciuta giraffa sono il collo composto di 7 vertebre cervicali, orecchie, come possiamo vedere, molto grandi. E spostandoci, eccoci qua, dal nostro Azizi, il nostro maschio di 10 anni, possiamo vedere come anche la testa, il cranio dell'okapi è molto simile a quello della giraffa. In più, Azizi, rispetto ad Elani, come potete vedere, porta in testa due ossiconi, queste strutture ossee che ricordano delle corna. La lingua di questi animali è bluastra, lunga circa 40 centimetri. Pensate un po' che l'okapi, grazie ad essa, riesce anche a pulirsi gli occhi. Vi ho presentato Elani e Azizi, che ovviamente sono due giraffe della foresta che non vengono però dalla foresta della Repubblica Democratica del Congo, ma bensì sono due esemplari nati all'interno del circuito di riproduzione delle specie minacciate d'estinzione in altri giardini zoologici europei. E quindi con queste informazioni io vi saluto, vi auguro ancora buona domenica, vi aspetto qui allo zoo per conoscere questa specie presente solo qui in tutta Italia e soprattutto keep calm e love, okapi!